Siamo i nuovi di Mountainbike Adventure. Oggi siamo nel trasferimento per i Tabernacoli, perché intanto oggi ho provato a cambiare la salita, ho fatto le colonne da Monte Muto, ci ho messo un'ora e mezzo andando costante senza troppe pause, quindi è una buona salita, un po' tosta nella seconda parte da dopo la fattoria di livello, però interessante. E oggi andiamo a fare le sorgenti, il grande ritorno delle sorgenti, finalmente da tanto tempo che ci vuole andare, almeno con il fatto che ho provato questa discesa, questa salita, scusate, mi sono fatto anche una bella idea per i prossimi giri e da dove salire. Quindi io ora faccio questo trasferimento, che è quello classico da appunto dove finisce la Neviera, o da dove inizia, insomma, per poi arrivare da qua verso Migliana e fare i Tabernacoli, appunto. Quindi e ora arrivo al trail e ci vediamo direttamente là. Tabernacoli, let's go. Madonna, da quanto tempo è che non faccio i Tabernacoli, mamma mia. E poi me li ricordo anche poco, perché l'ultima volta che li feci, insomma, è stato per le sorgenti l'anno scorso, quindi veramente purtroppo questi sono trail che fai poche volte all'anno perché sono un po' lontani. Comunque non me lo ricordavo così largo il trail, per niente proprio. Ciao. Quello magari in discesa rischia un po'. Ok, questa parte me la ricordo. Esatto, qui c'è la scolandre più avanti. Qui mi pare. Ok, qui finisce i Tabernacoli, ora più avanti c'è, qui avanti c'è il trasferimento per le sorgenti e noi ci vediamo direttamente sul trail. Sorgenti. Sto un po' zitto, raga, perché il trail non è tanto semplice. Poi non lo faccio da tanto tempo, io mi ricordo nemmeno se ci sono dei passaggi un po' stronzetti. Tipo queste curve, non mi ricordo come farle. Ok, qui c'è il tornante e qui inizia la parte esposta. Esatto. Quella magari dove bisogna stare un po' più attenti. Che è sto schifo. Ah, mi ricordo che ci fossero anche questi ripidi, è vero.
questo punto me lo ricordo. Sì, sì, sempre bello fare le sorgenti. Poi bello il trail, il panorama, tutto bello, veramente tutto bello. Speriamo che poi dopo la risalita zig zag sia pulita, sennò lo piglio un culo e non poco, perché io poi devo risalire nel senso, non mi voglio fare tutta la strada di là dal luogo umano a pegarlo e vaffanculo. Quindi speriamo che la risalita sia messa bene. Bellini questi salti, molto bellini. Ok, ora ci sono i tornanti, mi pare, quelli lì finali, prima della risalita. Eccoli qua. Qui c'era, mi pare, tipo un salto stronzo, eccolo, io facevo la ferma che poi mi ammazzai. O questo, boh. No, forse era quello sopra. Sì, era quello sopra, che era veramente stronzo, ma tanto. Comunque, qui stiamo quasi arrivando alle sorgenti. Bisogna fare i ponti, tipo, esatto, questo qua, ma si fanno tutti i ponti prima dell'arrivo. Comunque meno male che è pulito un po' il trail, si vede ancora la traccia, perché insomma questi non sono trail tanto trafficati, anche perché da Prato qui siamo un po' in culo al mondo, un po' tanto. Si riesce già ad intravedere la salita, e quella che farò dopo, che è questa zig zag. E ora noi facciamo quest'ultima discesina prima delle sorgenti, perché dovete sapere che qui non siamo ancora arrivati proprio al punto di incontro dei fiumi, manca ancora un po'. Bello quello. Ok, qui ci stiamo già avvicinando al punto. Manca veramente poco. Ok signori, ci siamo, sorgenti del Bisenzio conquistate nettamente signori, direi proprio
conquistate facilmente, direi. E quindi raga, siamo arrivati a dove si incontrano, credo questo è il Bisenzio e quello è un altro torrente. E quindi raga, niente, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare like, condividere il video con tutti i vostri amici, se volete farci darci dei commenti per migliorare, fate pure, almeno si migliora. E niente, io ora risalgo, è quasi quasi, se mi viene l'idea malata vado a farmi anche dei cannicciai visto che siamo di strada. Comunque, per oggi è tutto, bella raga. Emotional, yeah. Big shots. Perked up, surfed up, nigga like Pepsi.